Contrada Paradiso vince il Palio degli Asini. Il Palio, spettacolo di gente e correttezza. In serata, Maurizio Filisdeo trascina Piazza San Michele. Effettuato il sorteggio, ecco le combinazioni vincenti. 1 cittadino di Ottaviano si aggiudica il primo premio. Del giudice Capasso. Grazie Ottaviano. Non toccate gli animali, perché altrimenti sono costretto personalmente, perché la responsabilità è mia. Guardate, quest'anno mi sono assunto due responsabilità forti. Una erano i fuochi d'artificio e un'altra il Palio degli Asini. Quindi invece lavorando al palio mi difendo da solo, però resta il fatto che comunque è un peccato nominare una bellissima festa. Oggi è la giornata conclusiva. Divertiamoci tutti a Piazza Mercato. Non toccate gli animali, perché altrimenti saremo costretti a interrompere. Non rovinare la festa, perché veramente è stata una festa eccezionale. E soprattutto grazie a voi. Grazie. Che ritorna qui ad Ottaviano. Certamente, io questa mattina sono qui in veste di socio del Circo Armando Diaz, non in veste di consigliere comunale di Ottaviano, in quanto la politica in queste manifestazioni cerchiamo di tenere un attimo fuori. Mi pregio di essere amico del qui presente Domenico Boccia, vicepresidente del sodalizio e presidente della Contrada San Lorenzo, che parteciperà quest'oggi al Palio degli Asini, che come lei diceva poc'anzi ritorna dopo tanti anni sotto l'organizzazione fortemente voluta dal Comitato Festa e dal sindaco Luca Capasso. Abbiamo organizzato insieme a Domenico, persona volenterosa e competente, la Contrada San Lorenzo, nella quale apparteniamo. Siamo nati e cresciuti sotto nell'ambiente del circolo Diaz che ci rappresenta. Siamo a Piazza Mercato e tutto pronto per il Palio degli Asini in compagnia del nostro sindaco. Allora sindaco, stamattina abbiamo ricordato che è stato rispettato il benessere animale per questa, diciamo così, per questa festa. È vero, abbiamo messo tutto in regola, cioè abbiamo posto questo percorso tutto a norma, con tutti i pareri dell'ASL, dei veterinari. Abbiamo una ambulanza ovviamente sul presidio, sempre sperando che non succeda niente, questo ce lo auguriamo, per far stare tranquilli gli animalisti. Siamo tranquilli, ho detto a tutti i fantini che la corsa è simbolica, non è una gara, il puro divertimento è questo, quello che arriveranno le contrade con i loro gonfaloni. Arriveranno, faremo dei giochi, il tiro della corda, la corsa nei sacchi, questo è il puro divertimento. E magari vogliamo svelare agli amici del Milano Sport per quale contrada tifa il nostro sindaco? Ci sarà una sorpresa. Non ci vuole svelare nulla? Non vi anticipo nulla, ci sarà una bella sorpresa. C'è qualche altra cosa che vuole ricordare? E viva Ottaviano! Contrada preferisce Luca! Per chi tifi? Oh, I got it, yo, oh.
lettera, quindi sarà no! Vediamo un po' la gente di Ottaviano cosa ne pensa del ritorno del Palio degli Asini. È pronta signora per il Palio? Certo, certo. Lei perché è contraria a Tifa? San Giovanni. Quindi è qui per San Giovanni? Certo, grande San Giovanni. Per Stellina? Stellina, sì, è grandissima Stellina e grazie al sindaco Luca Capasso che ci ha fatto, ci sta facendo scorrere delle ore stupende, bellissime. Eh sì, ci mancava da molto, devo dire la verità, quest'anno è stata proprio una bella festa. Perché è contraria a Tifi? Ah, ferrovia. Quindi sei qui per la ferrovia? Sì. Sì, prontissimi. Per chi fa il tifo? Io, un po' San Giovanni, un po' Piazza Mercato. Contrada San Severino. Quindi siete divisi? Sì, 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 sì. Uniti ma divisi. È pronto per questo Palio degli Asini? Sì, 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 prontissimo. Tifo per? Non lo so chi sono, per tutti. È sportivo? È sportivo. Prendiamo! Avete vinto il Palio di Ottaviano! Avete vinto il Palio di Ottaviano! Sì, siamo contentissimi! Dai, dai ragazzi, tutti, dai! Il barone! Il paradiso! Non è non tradisce, ragazzi! Per tutti i ringraziamenti sì, dovuti sì. Per questo evento. Allora, per questo diciamo gioco. Il presidente che ha vinto il vincitore della Contrada Paradiso, che emozione! L'emozione non è solo la mia, è grande però di tutta la squadra, perché siamo compatti, un unico gruppo. Forza Paradiso! Grazie! Siamo qui ad Ottaviano, 5 giorni molto importanti per questa cittadinanza, questa sera la serata conclusiva. Per fare questo show in questa piazza San Michele, sono veramente felice e onorato di essere qui in questa vostra festa, diciamo, patronale. Quindi niente, spero che sia una serata allegra, faremo musica simpatica, allegra, divertente, anche un po' popolare, cerchiamo di far divertire tutti, poi c'è una bella atmosfera, adesso stiamo sentendo della meravigliosa musica popolare e poi ci saremo noi, io in compagnia di Mallozzi.
Hai suonato in diversi locali in tutta Italia, che emozioni provi a suonare qui ad Ottaviano questa sera? Ma sono veramente contento perché mi hanno contattato alcuni amici, in primis il sindaco, per essere qui presente, quindi per me è solamente un onore e un piacere essere qui a Ottaviano. Siamo con Rachele Cimmino, una delle presentatrici di queste serate della festa patronale qui a Ottaviano. Rachele, volevo chiederti un pensiero, un bilancio di questa festa ormai che sta finendo. L'ho detto anche prima quando ho presentato questa serata, è stata veramente una festa eccezionale, non solo perché curata nei minimi particolari, non c'è mai stato un momento, il cosiddetto buco, ma perché ho rivisto dopo tanti anni l'entusiasmo della gente proprio nel vivere questa festa. Ci sarà sempre tanta gente, ogni sera. Ma no, ma l'entusiasmo e soprattutto oggi con il Palio degli Asini, la bella tradizione legata alle contrade che con i banchetti aprivano e davano l'ospitalità agli asini, è stata veramente come atmosfera, un'atmosfera di festa piacevole. Incredibile ma vero, abbiamo il vincitore della Panda con il biglietto, il primo premio C99B, derivo Gaspare Gaetano. È stata un'emozione allora questa serata. Me l'ha detto un amico, io non lo sapevo nemmeno. Ah, è stata una cosa improvvisa. Sì, infatti. Quindi deve andare a ritirare quella Panda. Sì. Lei è di Ottaviano? Sì, sono di Ottaviano. Quindi deve essere una grandissima festa, vincere nella festa patronale di Ottaviano. Bellissimo, quest'anno veramente molto bellissimo. Sindaco, abbiamo il vincitore. Posso fare soltanto i complimenti, mi fa veramente piacere. Presidente. La macchina è rimasta ad Ottaviano almeno. Bravo, bravo, perché tra l'altro abbiamo venduto, senza disprezzare nessun paese, per carità, però abbiamo venduto anche biglietti ad altri paesi e quindi mi fa piacere che l'ha vinto l'Ottavianese Doc. Complimenti allora. Sì, grazie. Siamo al termine di questa festa, con due pilastri, i due pilastri di Ottaviano, Enrico Del Giudice e Luca Capasso. Vogliamo fare un bilancio, piccolo bilancio. Bilancio allora è stato un crescendo di tutte le serate. Io devo ringraziare in particolar modo l'amministrazione, il sindaco in prima persona. Non so se tutto questo era possibile senza un sindaco come Capasso. È una squadra come così assortita. Ringrazio tutti. Luca, il Palio è stata la vittoria di questa amministrazione. Io penso tutte le serate siano state vittorie dell'amministrazione, ma non dell'amministrazione, della città di Ottaviano. L'amministrazione fa il suo dovere, il dovere di far divertire, di rendere una festa gioiosa, la festa patronale, il Santo Patrono, in onore di San Michele Arcangelo. Ma il ringraziamento non dovete farlo a me. Io dico sempre a lui e ai suoi ragazzi perché sono stati veramente eccezionali. Allora chiudiamo con l'appuntamento per San Michele 2015. Devono lavorare per tutto l'anno, non solo San Michele 2015.